Una conferenza stampa in contemporanea nazionale per un'informazione ad alto impatto utile a salvare vite umane. E questo è il senso di guido con prudenza, l'iniziativa promossa da Fondazione Ania, Polizia Stradale e Silbe, l'Associazione Italiana di Imprese di Intrattenimento da Ballo. Ideata dal Ministero dell'Interno, la campagna sceglie ogni anno i litorali a più alta densità notturna nel tentativo di arginare la piaga degli incidenti stradali all'insegna del motto chi beve non guida e chi guida non beve. Un modo per diffondere tra i ragazzi la cultura del divertimento consapevole. È la figura del guidatore designato, il cosiddetto Bob, cioè colui che si impegna a non bere per guidare l'auto e a riportare tutti a casa in sicurezza. E salvare una vita umana per noi è molto importante, quindi la prevenzione sulla strada, cioè cosa che magari non c'era prima e che adesso è più assidua, naturalmente serve a salvare qualcuno. Per questo dal 20 luglio al 18 agosto nelle discoteche aderenti all'iniziativa, il Rio Boi, il Praia Gallipoli, il Bahia, il Profumo di Mare a Otranto, il Blue Bay a Castro, il Guendalina a Santa Cesare, le quattro colonie a Santa Caterina e il Moschito alle Pescoluse, i frequentatori riceveranno alcol test monouso e se negativi ai controlli saranno adeguatamente premiati. Nel momento in cui dovessero risultare negativi alla prova del precursore alla guida, omaggiandoli con dei biglietti che permettono l'ingresso nelle discoteche che hanno aderito al progetto Guido con Prudenza.